Sì, ci sono le vicenze. Falla presentare dalla padrina. Allora, abbiamo qui con noi oggi una data memorabile per Scandale, vero sindaco? Certo. Sindaco di Scandale. Una via intitolata Rino Gaetano. Questa qui già 4 anni fa l'amministrazione comunale di Scandale, guidata da Fabio Brescia, ha dato il nome via Zosono Rita Matteozzi. Questa strada dà il nome come Rino Gaetano, un cantautore calabrese, quindi crotonese, un conterraneo, uno della nostra terra, una persona che è stato lustro per la nostra comunità e quindi è necessario che venga ricordato non solo dagli abitanti di Scandale ma da tutti noi calabresi, perché comunque è un orgoglio avere avuto nel passato un uomo, un artista che ha portato avanti la nostra cultura, la nostra terra, e quindi anche nelle sue canzoni emerge spesso a volte emerge insomma qualcosa che riguarda il sud, che riguarda quindi la Calabria, e quindi è necessario intitolare questa strada a Rino Gaetano. Diciamo che chiudiamo il 2014 in bellezza, sindaco, quindi con una cosa così importante. Sì, infatti io voglio ringraziare intanto Rosario Rizzuto, sì, perché ha voluto questa festa e proprio lo ringrazio di cuore a lui e quanto è una persona come lei in questo momento. Grazie, che per me è un si onore è prestato a questo, e infatti con questo freddo noi ci troviamo tutti qua ad onorare questa figura, quindi diciamo che si è chiuso in bellezza, sì, e sì, anche con qualche cosa che non è di nostro gradimento, perché abbiamo messo già da ieri sera il palo per poi mettere il pannello con la scritta via Rino Gaetano questa notte e l'hanno fatto sparire. Poi l'abbiamo messa per la seconda volta, mi sembra che a mezzogiorno i nostri operai hanno messo il palo con la scritta via Rino Gaetano e si è qualcuno nuovamente l'ha fatto sparire, quindi non so perché. Quindi questo non è un atteggiamento civile, perché e poi è un'offesa che è fatta a noi come scandalesi, anche come amministrazione, e soprattutto è un'offesa anche nei confronti di quella memoria che con questo gesto non è particolarmente onorata. Io vorrei chiamare qui con noi l'assessore, prego, assessore all'istruzione, alla cultura, mi sembra giusto? Eccola qui, benvenuta anche qui, la ringraziamo, resti qui perché con questo freddo comunque ecco anche lei qui con noi. Allora, assessore, questo bel traguardo, chiudiamo il 2014 con un bel traguardo. Sono molto contenta, perché in realtà ricordare una figura come Rino Gaetano, figura appunto esemplare del nostro territorio, non poteva essere altrimenti. Mi dispiace per quello che già ha detto il nostro sindaco, di quello che è successo, per la questione del palo, dell'insegna, perché doveva essere invece un momento di raccoglimento e di ricordo per questa grande, per questo grande personaggio, però noi lo ricorderemo lo stesso. Beh, quindi inaugureremo questa strada, lo faremo con onore, con voglia e con gioia. Quindi anche se siamo in pochi, dato anche il tempo, perché in realtà fa molto freddo, quindi io direi di andare avanti e di continuare. Sì, sicuramente l'importante è comunque fare quel che siamo fissati, quindi dare questa via a Rino Gaetano, giusto? Certo, sì, questo qui è l'obiettivo principale. Quindi l'obiettivo è raggiungere il nostro obiettivo, rimarrà comunque via Rino Gaetano, che poi verrà di nuovo. Certo, sicuramente l'importante è che lo faranno sparire altre volte. E noi lo rimetteremo altre volte. Noi continueremo a mettere. Rimarrà comunque una scritta nel nostro cuore, rimarrà scolpito il nome di Rino Gaetano. Sicuramente. Per quello che ci appartiene, ci apparterrà per tutta la vita, non solo a questa generazione. Grazie. Ma penso che a tutte le generazioni di nostre. Io vorrei fare da parte mia, che sono la madrina, intanto ringrazio tutti per avermi invitato, il sindaco, l'assessore e in particolar modo Rosario, e quindi chiudiamo l'anno con questa via dedicata a Rino Gaetano, grazie al sindaco, alla giunta comunque di Scandale, alla giunta comunale, e un bacione grande grande, un augurio a Rosario doppio, perché oggi è il suo compleanno, quindi io chiedo un applauso per Rosario. Un augurio a tutti gli scandalesi. Cosa dire? Un felice 2015 a tutti. Grazie. Dalla giunta comunale e da me.